e il dottor Ciavattella adesso vi racconteranno una storia meravigliosa. Ascoltatela perché è veramente una bellissima storia. Ringrazio il Presidente, ringrazio l'Accademia Italiana della Cucina, questa è la terza sera consecutiva. Ho fatto due serate a Pescara, ieri sera e l'altro ieri sera. C'è stato un convegno sulla transumanza, un altro proprio sui formaggi dell'area Vestina. E la vostra associazione ci gratifica molto perché dall'inizio ha seguito questo percorso del pecorino di Farindola, che è un formaggio antico. Le prime tracce Manzi ci insegna, le abbiamo trovate in uno scritto di Marziale, che parlava del formaggio dei Vestini come alternativa alla carne. Quindi un formaggio di grande tradizione, di grande antichità, che è rimasto, anche se sottoprodotto, nel senso che è stato prodotto sempre in minore quantità, è rimasto comunque nella sua integrità attraverso i secoli. E finalmente nel 2001 c'è stata questa rinascita del pecorino di Farindola, grazie al parco, grazie a Slow Food, che ci ha promosso l'attività. Adesso abbiamo costituito, per iniziativa dei comuni e del parco, il consorzio dei produttori, che è un consorzio di tutela e valorizzazione che ha ridato spinta agli allevatori, ai pastori della nostra zona, facendo apprezzare questo prodotto e rendendolo anche economicamente più remunerativo. Farindola e Castel del Monte sono due comuni che confinano, pensate un po'. Castel del Monte è il primo comune del versante occidentale del Gran Sasso, Farindola è l'ultimo comune del versante orientale del Gran Sasso. Abbiamo una bella striscia di confine in comune nella parte alta del vallone di Fondi e del vallone d'Angora, quindi teoricamente dovremmo avere una tradizione pastorale e casearia uguale. Invece il destino di questi due versanti del Gran Sasso, e questa è la grandezza del nostro parco e della nostra montagna, i destini sono nettamente separati, perché Castel del Monte, il paese a 1300 metri, Pascoli a Campo Imperatore dai 1400 ai 1500 metri, Farindola invece il paese a 600 metri, le cime a 1900 metri utilizzate solo l'estate, e poi nella stagione meno favorevole questi fondi demaniali di origine universale, come si dice in termini tecnici, tutti di proprietà comunale, tutti a disposizione quasi gratuita dei piccoli proprietari di pecore, allora erano tutti pastori e allevatori di pecore. Quindi un comune che allora aveva circa 4500 abitanti, quindi molto grande per essere un comune di montagna, con circa 9000 capi, questa è una stima degli anni 30. Il pecorino di Farindola si faceva con un procedimento simile, che differisce da quello di Castel del Monte. Perché? Perché la tradizione di Castel del Monte è mutuata dalla transumanza, quindi assomiglia molto al metodo molisano e pugliese di fare formaggio. La nostra è rimasta un po' come un'isola. Innanzitutto la temperatura del latte non arriva mai oltre i 32 gradi prima della cagliata, viene appena stiepidito e poi si usa questo caglio di maiale. Come diceva Giulio prima, l'impossibilità per un periodo di macellare gli agnelli a domicilio ha causato un po' una caduta nella produzione domestica del caglio di agnello. Per fortuna la legge del 1928 garantiva e garantisce tutt'oggi la possibilità agli allevatori di macellare a domicilio il suino per consumo familiare. Fortuna ha voluto che noi usassimo per la cagliatura del latte l'estratto dello stomaco del maiale adulto, quindi contrariamente a quello che abbiamo sentito prima non c'è la chimosina nel nostro caglio, ma c'è la pepsina, che è quello dei mammiferi adulti, e quindi un tipo di cagliata diversa. Anche qui quindi latte crudo assolutamente, cagliato con caglio di suino fatto in casa, e poi una lavorazione semplicissima con rottura manuale della cagliata e utilizzo dei soliti cestini di vimini. Prima c'erano degli artigiani che si spostavano da un versante all'altro della montagna e fabbricavano con i giunchi di fiume questi cestini, e ce ne sono pochissimi adesso, sono diventati quasi introvabili. Noi abbiamo ottenuto
come prodotto tipico riconosciuto dallo Stato, così come il canestrato di Castel del Monte, la deroga, quindi possiamo utilizzarli, però nel disciplinare di produzione, su consiglio degli esperti, abbiamo lasciato la possibilità della plastica, perché potremmo fra qualche anno non avere più chi produce questi cestini. È una cosa veramente fantastica vederlo produrre. Questo formaggio viene poi salato soltanto in superficie, dentro la ficella. Quindi si mette appena fatto, asciugato, si mette il sale sulla superficie, si lascia per una giornata, il giorno dopo si rigira, no, il sale è grosso, si rigira, si sala l'altra faccia, si fa stare un'altra giornata e poi la forma viene estratta dalla ficella e messa ad asciugare su assi di legno. E questo credo che sia importante, d'altra parte io ne ho il dovere anche di riferirvelo. L'incontro che noi abbiamo avuto appena 2 anni e mezzo fa, forse 3 anni fa, con il dottor Ciavattella, è avvenuto nel momento in cui questo formaggio era in fase di totale estinzione. Era un formaggio che veniva ormai prodotto da 2 o 3 famiglie a Farindola, quindi era ormai quasi finito, definitivamente. Ecco, bisogna dare atto al dottor Ciavattella, perché è stato lui che per questa passione, avete visto anche la professionalità con cui tratta questa materia, poi d'altra parte ne è il presidente, quindi è un suo dovere quello di sostenere fortemente questo formaggio. È venuto al parco a parlarmene proprio con grande passione. Bisogna salvare questo formaggio, bisogna salvare, e abbiamo deciso quindi di lanciare questo consorzio. Abbiamo riunito i 9 comuni dell'area vestina, che praticamente sono quelli che danno i pascoli come area geografica, anche se il pecorino di Farindola continua a chiamarsi pecorino di Farindola, perché c'erano stati ovviamente problemi di campanilismo, perché ogni comune voleva il proprio nome, però questo è stato risolto. Comunque siamo arrivati ad oggi, a meno di 3 anni di distanza, da una produzione di carattere familiare che era qualche chilo, a 480... Quest'anno circa 600 quintali vendibili. 600 quintali, 33 soci. Ciascun socio oggi vive con il formaggio di Farindola. Dai 90 giorni fino all'anno. Quindi ognuno è diventato imprenditore in questo consorzio. E la cosa ancora più bella è che un imprenditore privato, visto questa operazione, ha chiesto di entrare, è venuto da fuori, ha comprato 1000. Ha comprato un'azienda dismessa, una ex azienda baronale dei baroni De Santis e delle Marche a Farindola. Ha investito alcuni miliardi di tasca propria, ha comprato 950 pecore, oltre a 180 vacche marchigiane, perché pure la carne in Abruzzo non siamo secondi a nessuno, ed ha produce pecorino di Farindola seguendo il metodo. E questo ovviamente ha fatto aumentare la possibilità di produrre più formaggio, e quindi questo significa adesso avere, anzi questa è una grande azienda, è una piccola grande azienda a Farindola. Questo ve l'ho voluto dire perché per vedere come oggi, attraverso la tipicità, attraverso il recupero di queste tradizioni, è quella diventata ormai un motore economico, speriamo, di sviluppo in un territorio dove 35 famiglie sono diventate 35, oltre al fatto che sullo stesso esempio il principale imprenditore sullo stesso esempio di cui parla il presidente, anche io sono stato il fondatore dell'azienda, perché opero da 25 anni più o meno direttamente, poi mio padre faceva pure la stessa attività, pure nella mia azienda è entrato un nipote, Alessandro, qua da 2 anni. Dove sta Alessandro? Faceva tutt'altro lavoro, anche io un imprenditore straniero. Dice pecorino primo sale, che significa? Perché ci può essere un secondo sale? No, il pecorino primo sale solo... è un pecorino fresco, se prende quello fra 3 giorni. Appena salato come facciamo noi, è un primo sale. Allora veniva usato per fare fritto, no? Il classico formaggio fritto del pastore. Ma allora, dopo che si sala da una parte e dall'altra e si mette a seccare, si continua a salare? No. Allora primo sale vuol dire appena salato. Appena salato.